Daniele, non c'è spazio per gli innamorati qua. Allora, siamo arrivati alla Fiumara d'Arte. Questa è una delle opere della Fiumara d'Arte e questa è secondo me quella più elaborata, perché comunque è proprio un vero e proprio labirinto. E considerazioni personali, perché la parte teorica, storica la sentiremo insieme. E allora, arrivare qui è semplicissimo, in quanto bisogna semplicemente percorrere la strada che va dal mare alla montagna, partendo da Santo Stefano di Camastra. Si esce da Santo Stefano di Camastra con la statale, la SS113 oppure la A20, e si raggiunge molto facilmente il labirinto di Arianna. La strada è proprio contornata da cartelli stradali, perché sono proprio, ce n'è uno ogni 50 metri che segna appunto i luoghi di maggiore interesse. La Fiumara d'Arte si chiama così proprio perché è sviluppata tante opere lungo il fiume, per cui, che poi sfocia a Castel di Tusa, per cui è semplicissimo individuare le opere, in quanto sono opere molto evidenti, cioè sono ai cigli della strada, e poi al massimo, se non sono ai cigli della strada, comunque c'è un percorso che, dove ci sono quelle case, quella è la strada statale, provinciale. Una volta arrivati lì, si percorre poi questa stradina piccolina, ma comunque già lì dove ci sono tutte quelle case, quindi dove c'è la strada provinciale, già è pieno di cartelli che indicano il luogo di interesse. Quindi arrivare qui è veramente molto semplice, non è difficile, è semplice. Quindi valorizziamo, secondo me, quello che sono i luoghi di interesse, perché sono dei luoghi da visitare, cioè sono fatti apposta, non sono, fondamentalmente è stato fatto. Quindi perché non visitarlo? Venire qui, fare delle bellissime fotografie, visitare l'aria pura, visitare anche il comune di Castel di Lucio, di cui questa opera fa parte. Per cui, secondo me, è veramente un luogo da visitare. Venendo in Sicilia, anche col treno,
La fermata, se non mi sbaglio, sia la stazione di Tusa. Scendere a Tusa e poi con dei furgoncini, con dei piccoli autobus, si possono raggiungere questi luoghi di interesse. Ovviamente potete tranquillamente contattare la Fiumara d'Arte, che è l'associazione che si occupa e che cura questi luoghi e che secondo me è a vostra disposizione, per cui non esitate a contattare nessuno e venite a visitare questi luoghi perché sono veramente molto belli. In una giornata come questa, che è praticamente di lockdown, tra virgolette, siamo in zona gialla, febbraio 2021, quello che una persona potrebbe fare è venire qua a passarsi qualche ora in Santa Pace, anche se poco fa abbiamo incontrato anche dei ragazzi che sono venuti qua appunto a passarsi il tempo, e per cui io credo che sia veramente molto importante venirla a visitare. Questo è il mio consiglio e quindi con 10 euro arrivate. Quindi a livello di soldi non ci sono neanche problemi di soldi, con 10 euro arrivate. Visitate anche il paese di Castel di Lucio, che è un paesino piccolo, ma comunque sempre molto suggestivo. Lì in fondo, non so se si vede, più o meno dove ho il dito io, quello è Tusa Montagna, altro comune che andremo sicuramente a visitare. Va bene? Continuiamo. Che facciamo per Calito? Possiamo anche andare. No, semplicemente da quella parte. Chiediamo che cosa ne pensa. Che cosa ne pensi di questa bellissima esperienza di oggi? Di questo paesino, Sì. bello, molto suggestivo E poi? e tranquillo. Effettivamente sì, è un po' tanto tranquillo, però diciamo che chi vuole campare assai o comunque vivere, secondo me questa è una zona adatta alla tranquillità, chi cerca la tranquillità. Poi in base alle persone, c'è chi gli piace, c'è chi no. Perché a chi gli piace la tranquillità, anche qui un lavoretto lo trova, no? Quindi potrebbe anche adattarsi al luogo, visto che c'è l'opportunità delle case a 1 euro. Thank you.
Ah, mamma mia, togliamoci questo zaino, che è un paese bello, fortemente bello, però chiaramente essendo che è un paese di montagne ci sono tutte salite e discese, giustamente, però il panorama è qualcosa di veramente eccezionale. Non so se c'è il controluce, però qui siamo nel punto più alto del paese. Ed è costituito da una vecchia torre di guardia. Negli approfondimenti diremo cos'era, perché qui rimane un rudere, però fondamentalmente è bello, perché insomma si vede che comunque era una fortezza. E quindi oggi, ovviamente nel periodo turistico, verrà curato di più, perché comunque insomma ci sono quanto possono essere? Un 40 metri quadrati di superficie dove poter fare delle bellissime foto e dove guardare il panorama. E in lontananza si vede anche il posto dove siamo stati poco fa, ossia la io lo chiamo la rotonda, ma non è la rotonda, ma si chiama Labirinto di Arianna. Mi sfugge sempre, non so perché dico una cosa così elementare, ma mi sfugge. Comunque, forse mi sta antipatico. Comunque, detto questo, il paese si può visitare in circa un'ora a piedi, poi chiaramente visitando i vari posti si perdirà di più, ma siccome noi siamo in piena pandemia ancora, insomma siamo da oggi in zona gialla, ovviamente c'è da dire che molte attività sono ancora chiuse, perché la gente qui aspetta quella parte di turisti che verranno, speriamo, tra luglio e agosto. Quindi se pensate di venire in Sicilia, questa è una bellissima meta di passaggio. Ci sono tantissime sculture della Fiumara d'Arte che arrivano fin qui e è un bel paese che merita di essere visitato. La tranquillità è assoluta. E in più credo che ci sia anche una promozione per le case in vendita a 1 euro. Quindi chiunque volesse comprare casa qua lo potrebbe tranquillamente fare, semplicemente a 1 euro di spese di istruttorie comunali. E quindi per ripopolare il paese c'è questa bellissima offerta, che comunque è un paese che effettivamente a me piace, e quindi vi consigliamo di venirlo a visitare. Andiamo nella parte più ventosa di questo luogo, di questa torre. Non so se si vede. Proveremo adesso a far volare il drone. Vediamo se, nonostante c'è un vento pazzesco, il drone si riesce a reggere. Ovviamente qua ancora non sono abituati i turisti, quindi la gente guarda. Comunque, detto questo, il paese è proprio quello alle mie spalle. Non so se si sente perché c'è il vento, mi sono dimenticato il gatto morto, ma va bene. È un paese che effettivamente merita di essere visitato, perché comunque è tutto concentrato al centro, e quindi mi rendo conto che per una persona che viene da fuori pensare di venire a vivere una giornata qui sembrerebbe un qualcosa di inutile, ma non è inutile, perché comunque c'è un paese che è rimasto come ai tempi degli anni 30 più o meno.
quindi la società operaia, tutta quella roba là, reduci di guerra. E quindi è bello venire a vedere come si viveva una volta. Detto questo, il paese si presta tantissimo all'attrazione turistica. Noi siamo venuti da quella da allora. Noi siamo venuti, lì c'è il labirinto di Arianna. Abbiamo proseguito una strada in discesa da quella parte e poi abbiamo proseguito verso le indicazioni che dicono Aretusa, che praticamente arrivano al campo sportivo qui. Semplice, semplice, quindi è un percorso, cioè non dovete uscire mai fuori strada. Arrivate qui e siete già nel paese. Abbiamo parcheggiato proprio là, dove c'è quella macchina. E poi abbiamo visitato tutto il paese. Che dire? Venite a vederlo, tutto qui. È semplice, un bel paese che credo meriti di essere visitato. Altra cosa particolarmente bella è la festa per San Placido, dove praticamente il santo viene fatto ballare, entra e esce dalla chiesa per diverse volte. Ed è una tradizione che viene ancora attuata dai tempi antichi ai tempi fino ad oggi. Comunque, rientriamo e continuiamo a scattare qualche foto con la compagnia di Piercarlo e tutto qui. E adesso proviamo a fare volare il drone. Se qualcuno guardando il video si starà chiedendo ma per quale motivo un vacanziere deve lasciare una località di mare come Cefalù per andare a finire a Castel di Lucio? Questa domanda l'avevo posta anch'io, ma la risposta è semplice ed è suddivisa in due. La prima consiste nel fatto che a Castel di Lucio si trova alla fine di un percorso importante quanto artistico come la Fiumara d'Arte. Quindi se percorri tutta la fiumara non puoi non ristorarti in questo comune. Secondo motivo, perché la pace dei sensi che abbiamo ritrovato supera ogni nostra aspettativa. Sapevamo del fenomeno dello spopolamento dei borghi montani, ma non sapevamo tanto che poi i giovani c'erano, però in maniera molto pacata, ognuno conduceva il suo quieto vivere. Noi abbiamo percorso e corso tutte le strade, ammirandone anche la conformità urbanistica. Mamma mia. Oh, vediamo se io mi posso riprendere. Ok, ci dovrei essere.
Queste strade rappresentano la parte italiana, cioè l'italianità di questi luoghi, ossia delle strade belle così dritte e poi tutte queste case a destra e a sinistra come se fossero delle case che ospitano chi entra. Una volta si progettava così ed era secondo me più bello rispetto a costruire delle cose tipo così, da questa parte. Questo viaggio è stato un mix di tutto, di sorprese, in quanto un comune così piccolo aveva oltre 6 chiese, di cui quasi tutte antichissime. Poi abbiamo trovato un mio compaesano, il quale ci ha trattato come dei veri e propri ospiti. Lui si trovava qui a Castel di Lucio per via del lavoro della moglie, in quanto assistente scolastica fu trasferita da Santa Gata di Militello a Castel di Lucio, ed il mio grande amico dovette sopportare lo sbalzo termico d'abitudine calda al freddo invernale di quella vallata. L'accoglienza, però, fu sempre unica ad ogni modo. Il mio amico, chiamato artisticamente l'Avvocatuzzo, ormai si è ben ambientato a questo paese, infatti si fece da cicerone nella parte finale della giornata. La sorpresa è continuata nel vedere ancora ulteriori chiese, l'ultima intestata a Santa Lucia, posta alla fine del paese, lato sud. La miriade di chiese ci aveva fatto capire quanto radicata era e forse è tuttora la dottrina impartita dai giovani ai giovani da parte della religione cattolica e quanto territoriali erano le confraternite. Ogni traversa che svoltiamo eravamo davanti a tante bellezze antiche, dove persone di un tempo costruivano questi tempi dediti al proprio credo e alla propria fede, opere d'arte di un tempo che durano tutt'oggi e il bello è proprio questo. La parrocchia centrale, invece, in un primo luogo la trovammo chiusa, ma poi invece era aperta. Ma non ci avevamo potuto entrare perché, purtroppo, nella prima parte abbiamo trovato la chiesa chiusa, nella seconda parte invece era con le funzioni avviate. Una parte che ancora non vi avevo detto era dovuta alla devozione forte dei fedeli del paese al loro santo padrono. Ovviamente si chiama San Placido, dove attualmente all'interno della chiesa madre si trova la statua lignea realizzata da Giuseppe Livolsi nel 1599, anno in cui fu nominato protettore della città di Castel di Lucio, San Placido. Incantevoli sono gli stati di conservazione di molte decorazioni urbanistiche e monumentali, opere di un tempo che, grazie a Dio, li abbiamo viste anche oggi con i nostri occhi. La piazza centrale del borgo, su cui prospetta la chiesa madre, era un punto nevralgico del paese in cui veniva controllato il flusso di merci che si spostava dall'entroterra siculo verso i porti della costiera tirrenica. All'interno del borgo sono disseminate tante piccole chiese che custodiscono un prezioso patrimonio artistico, mentre portali in pietra e decorazioni impartiscono le case e le viuzze strette che offrono al visitatore sguarci e angoli incantevoli di pregio. Il castello normanno, ecco, riferimento a prima, era un fortilizio edificato nel XIII secolo dai Ventimiglia. Nel testamento di Francesco Ventimiglia nel 1337 il maniere venne annoverato tra i diritti feudali della sua contea. In origine doveva considerare una fortificazione quadrangolare protetta da una cinta muraria. Successivamente il barone Antonio Ventimiglia fece realizzare sul lato più vulnerabile della fortezza due torri cilindriche, fino al 1840, la cui struttura ancora era in buone condizioni ed era ancora abitata.